Live, ma eccoci Pietro, ma dietro di te quella meraviglia che c'hai dietro, che cos'è? Che cos'hai? Uno sfondo clamoroso, che una macchina. Questa è la macchina, una Mitchell, è la macchina che ha usato Visconti per fare la terratrema, e quindi è una macchina storica molto importante. La terratrema è stata girata da Cipressa. Io ho concepito mia figlia da Cipressa. E quindi sono legato poi naturalmente a quella terra e quindi se pensiamo al 48, quindi a Visconti che ha girato un film di 3 ore ispirandosi al libro Malavoglia, insomma, per me è un oggetto molto importante che fa parte della storia del cinema e anche un po' della mia storia. Ma tu, Pietro, hai iniziato quando hai iniziato? Perché un conto è quando hai fondato, insieme a tua moglie, se non sbaglio, Tao 2, ma quando è che ti sei avvicinato al cinema? In che periodo storico? Ah, mi sono avvicinato al cinema da bambino, quando è morta mia madre a 9 anni, ho elaborato il lutto al cinema e quindi andando al cinema quasi, non dico tutti i giorni, ma spessissimo, naturalmente tutte le domeniche, mi immaginavo quel mondo e volevo essere proiettato in quel mondo. E così non solo ho elaborato il lutto di mia madre, ma sono entrato poi dopo in quel mondo perché da bambino ho detto io vorrò fare da grande quel lavoro lì, un lavoro che mi faceva sognare. E quindi quello è stato il mio imprinting, la mia prima esperienza cinematografica. Dopodiché, da giovanissimo, durante gli anni della contestazione, gli anni 70, io facevo parte del movimento studentesco, e per fortuna ora c'erano i movimenti, oggi purtroppo, ahimè, abbiamo il Covid. E quindi è stato un momento di grandissima formazione perché il mondo nuovo stava davanti a noi, questo grande sogno del cambiamento, e in questo sogno del cambiamento io ho iniziato a conoscere il teatro e a conoscere le fabbriche occupate. Attraverso le fabbriche occupate a Milano, c'era la fabbrica occupata di lo grande spazio di Dario Fo con Franca Rame, e facevamo quindi teatro nelle fabbriche occupate e comunque cantavamo e portavamo in giro Bertolt Brecht. Tu sai che Bertolt Brecht è stato uno dei più importanti drammaturghi tedeschi, che ha scritto delle pièce straordinarie. Strehler ha raccontato e ha fatto tantissimo, da Lavoro a Tre Soldi a Santa Donna Giovanna dei Macelli, insomma, un teatro che mi ha molto formato. E quindi da ragazzino con il teatro mi sono naturalmente molto appassionato al gesto, alla parola, allo spazio, al silenzio e al grande attore. E quindi Ma sono nato. scusami Pietro, scusa se interrompo, ma Strehler era il piccolo teatro a Milano? Strehler era il piccolo teatro di Milano, naturalmente per noi era un faro il piccolo teatro di Milano. È stata la stagione più calda di Milano, con la Vinci, con Paolo Grassi. È stato un grandissimo movimento, tutti i grandi attori sono formati al piccolo. L'Avia è uno di questi grandissimi attori e grandissimo regista. Me lo ricordo quando faceva Edgar nel Re Lear fatto il grandissimo spettacolo fatto da Giorgio Strehler, protagonista Tino Carraro. Pensa che Tino Carraro faceva 3 ore di spettacolo e dopo 3 ore e mezza di spettacolo prendeva in braccio Ottavia Piccolo, che non era così leggera allora, la portava nel proscenio, ok? Che con un filo di voce chiudeva lo spettacolo con delle parole meravigliose che diceva appunto. Perché un cane, un cavallo possono vivere e tu, piccola mia, neanche un respiro. E su questa fine c'era un'emozione incredibile. E lì ho iniziato ad apprezzare il teatro e piano piano ho fatto il mio corso d'attore. E quindi sono Pensa, un ecco, attore. ma quindi tu nasci come attore, non nasci come produttore, cioè sei arrivato a fare produttore, ma hai fatto, diciamo, tutta la gavetta e la carriera attoriale, recitativa su di te, in primis. Sì, io diciamo che nasco come attore perché è stato il primo imprint, il primo approccio col lavoro era appunto il lavoro dell'attore. E ho capito a 29 anni che io non sarei mai stato un grande attore. E ho avuto la coscienza di cambiare lavoro.
Sono andato in crisi, beh, avevo fatto un film prodotto da Bernardo Bertolucci, Sconcerto Rock, ero protagonista, avevo fatto tanti spettacoli e tante cose per la televisione, però avevo tantissimi amici attori e allora erano loro che erano chiamati e l'idea di stare a casa e aspettare la chiamata mi dava molto fastidio, perché sono un uomo pratico, sono un uomo del fare, amo fare le cose. E quindi mi ricordo, ero stato scelto da Andrzej Wajda, grandissimo regista polacco, che aveva fatto appunto L'Uomo di Marmo, insomma, il grande cinema degli anni 70 e gli anni 80, e mi scelse per fare Saint-Just nell'Affare d'Anton, l'attore giovane. Ed ero a Trieste a fare l'attore giovane con lo Stabile di Trieste, e mi ricordo che in Friuli, in uno spettacolo, ho cominciato a chiedermi: che senso ha recitare ogni sera la stessa cosa per questa gente, che poi alla fine chissà quante cose potrei fare nella vita al di là di questa esperienza. E quindi avevo capito che A, di non avere il fuoco sacro, e B, che non sarei mai diventato una grande star. Per cui ho fatto un passo indietro. Ho fatto un passo indietro e ho cominciato a pensare che cosa fare. E però avevo un amico che si chiamava Michele Placido, che è Michele Placido, che però era, lui allora era una star televisiva, era comunque chiamato da tutti i più grandi autori. Cioè, di che anni, scusami Pietro, di che anno parliamo? L'81, 82, 83, quindi stiamo parlando di 40 anni fa. Sì, quindi Placido al top della sua... Veniva dal film di Taviani, aveva fatto il film di Bellocchio, veniva dal film di Rosi, aveva fatto film in Francia, insomma, era un attore giovane importante, era richiesto da tutti. E mi ricordo che a casa sua leggevo le sue sceneggiature e gli consigliavo quale film fare. E da lì piano piano ho pensato che forse c'era un altro modo per lavorare nel cinema, che era quello di suggerire storie, e quindi era quello di fare il produttore. Ma quindi il problema era poi come fare il produttore. Esatto. Le idee sono fondamentali. E quindi comprai I diritti di Mary per sempre, che era questo piccolo libro, che poi è diventato un grande piccolo film negli anni Ottanta, e lo produssi con un altro produttore, perché allora ero giovane, e da lì è partita la mia idea di diventare produttore, perché quel film fu un successo. E da lì aprì la Cine Europa 92 e poi, diciamo che tra tutti i film, il primo film più importante col quale ho fatto le ossa è stata la condanna di Marco Bellocchio, che è stata per me una grandissima condanna economica, perché persi allora 800 milioni di lire. Non avevo un soldo, tanti soldi, siamo nell'87, 88, insomma, tanti soldi. E mi ricordo che durante la lavorazione chiesi un prestito alla BNL, che era già naturalmente scoperta sul film, però non volevano chiudermi il fido. E allora dissi: signori, ma se voi mi chiudete il fido, io fallisco e non potrò mai restituirvi i soldi che mi avete dato. Se invece voi mi date fiducia, io finisco il film e poi cercherò di pareggiare i conti. Loro ci pensarono. Allora c'era Feletti, che è morto e che è stato un grandissimo operatore del sistema economico ma anche culturale del cinema, mi diede fiducia e mi fece finire il film. Il film vinse l'Orso d'Argento a Berlino, ma non incassò soldi, per cui persi questi soldi. Però è stata una grandissima scuola, perché poi naturalmente questi soldi nel tempo non feci fallire la società, ma riuscì a restituirli tutti alle banche. Però è stata una grande scuola, perché con Marco Bellocchio imparai veramente a fare il produttore. È stato un braccio di ferro dall'inizio alla fine del film. Molto duro mantenere nei costi e nelle briglie un grandissimo artista come Marco Bellocchio, perché non voleva sentire ragioni dal punto di vista economico. Lui pensava solo al suo progetto. E da lì poi è partita la mia carriera. Dimmi una cosa, Pietro, fai un passo indietro quando hai fatto Mary per sempre, perché peraltro mi ricordo, film straordinario, ma... quando hai iniziato, hai detto ok, però potrei fare questa cosa, no, del produttore. Da dove sei partito? Cioè, hai detto hai comprato i diritti, ma dove li compri i diritti di un film? No, penso alla community, le persone che ci stanno guardando, che non hanno la più pallida idea. Proprio ABC.
Sì, lessi questo piccolo libretto, me li per sempre, che ormai la casa editrice, mi ricordo, si chiamava La Luna in Sicilia, mi misero in contatto con l'autore del libro, pagai 500.000 lire i diritti dell'opzione di questo libro, poi andai in giro a proporre questo libro, lo proposi a Rosi, lo proposi a Italiani e lo proposi a tanti registi importanti. Dopodiché un giorno incontrai Claudio Bonivento, un produttore, che mi ha detto, vabbè, lo faccio io questo film qua. E a quel punto mi fece un contratto per fare questo film. Il film poi ebbe una lunga vita, grande successo, e da lì capii che quello era la mia strada, quello era il mio futuro, fare il produttore. E per cui poi mise insieme dei soldi, delle banche per diventare produttore in primis. All'inizio ebbi una società con Michele Placido, la Cinerapo 92, poi lui si sfilò dalla società perché lui fa l'attore, quindi non voleva avere problemi economici, avere problemi aziendali e quindi andai avanti da solo. Poi incontrai mia moglie Camilla, la quale aveva una sua società, La Nova Film, e insieme abbiamo deciso di non solo convivere, ma di progettare insieme il nostro futuro. È stata una cosa molto importante, perché credo che i giovani che si incontrano e poi si lasciano, il problema è avere insieme con una persona con la quale vuoi convivere una tua storia, un obiettivo comune. È l'obiettivo che tiene insieme le storie, è l'obiettivo che tiene insieme le persone, è l'obiettivo che fa di una storia una grande coppia e una piccola azienda. E quindi noi abbiamo operato anni e anni nel settore, lavorando sempre dalla mattina alla sera. Il passo più importante è stato che io sono nato nel cinema, quindi i miei maestri sono stati tutti più grandi, da Bertolucci a Rosi, a Taviani, a Petri, a tutti quei diciamo registi che hanno raccontato civilmente il nostro paese negli anni 70. E quindi, venendo da quel tipo di esperienza, eravamo sempre attenti al movimento culturale cinematografico, non solo italiano, ma anche francese e poi anche europeo. E poi più tardi anche il cinema tedesco. Ma l'idea era proprio quella di intervenire cioè, il cinema è emozione e poi anche linguaggio, e quindi è un'espressione di qualcosa di così innovativo e così forte. Ti deve coinvolgere un film, ti deve far pensare a volte un film in quale realtà tu ti poni. E quindi quel cinema per me è stato un film di enorme formazione. E quindi poi un film che io ho amato molto fare è stato proprio Un'ora Borghese. Un'ora Borghese è stato un film tratto dal libro bellissimo di Corrado Staiano e della storia di Giorgio Ambrosoli, che mentre noi eravamo a Milano sulle barricate cercando di fare i grandi contestatori, lui cercava di fermare appunto la banca privata di Sindona e cercava quindi di ridare i soldi ai piccoli risparmiatori che naturalmente questa banca aveva succhiato. E poi viene appunto ucciso da Ricò, quindi con mandante era Sindona. Ed è stato un film veramente molto molto importante. Quando uscì nel momento di Mani Pulite, quindi un momento molto caldo, molto acceso. Però a parte quel film, che poi mi diede grandissima, non solo visibilità, ma grandissima gioia averlo fatto, una forte emozione, è stato poi un film pluripremiato dal pubblico e anche poi dalle grandi istituzioni. Ma Pietro, da questo punto di vista come scegli le storie, o dici ok, Un eroe borghese, fantastico, facciamo quello al posto di un altro? Su che base avviene il processo di scelta oggi, considerando che magari quando prima eri da solo, poi insieme a tua moglie avete cominciato a condividere anche, immagino, questa parte, come funziona? Beh, intanto una storia ti deve fortemente emozionare. Racconto storie che mi emozionano, che mi emoziona personalmente, una storia che mi emoziona molto, io la voglio fare. Ma ti ricordo, un giorno ero a Parigi, per dirti, 20 anni fa più o meno, un po' di meno, se non mi ricordo. Però raccontavo ai miei figli, che erano piccoli, chi era Falcone, il coraggio di quest'uomo, chi era Borsellino,
tutte storie, tutti personaggi che comunque hanno, perché mio figlio aveva letto questo piccolo libro che si chiama Mi chiamo Giovanni, ed è la storia appunto perché questo bambino si chiama Giovanni, per Giovanni Falcone. E quindi da lì sono partito a raccontargli questa storia. Alla fine loro erano un po' titubanti, perché erano piccoli, non capivano bene la mafia, questi personaggi, il coraggio. E ho detto, ok, vi faccio un film. E ho prodotto Borsellino, gli ho fatto il film, ho fatto il film per tutti, un film molto emozionante. E da lì sono partito. Come sono partito? Sono partito perché ho chiamato il mio amico Bolzoni, che è un grandissimo giornalista, mi ha messo in contatto con Manfredi, il figlio di Borsellino. Il figlio di Borsellino mi disse, guarda, non abbiamo dato mai nessuno la possibilità di fare questo film, però vieni a parlarne. Sono andato giù in Sicilia, ho parlato con lui, ho parlato con Fiammetta, che è la sorella, ho parlato con la mamma, e mi hanno regalato un ritratto del padre. E mi ha detto, ok, iniziamo con te questa avventura, perché abbiamo visto la tua storia, che cosa hai fatto. E da lì è stata una fortissima emozione l'idea proprio di fare quel film. E l'abbiamo realizzato. Ed è un film bellissimo, ti consiglio di vederlo. Borsellino è un film veramente che ogni volta che lo vedo mi emoziono. Anzi, a proposito di emozioni, domani è l'anniversario di Nasseria. Nasseria, i nostri caduti nel 2003. Anche quello ho fatto quella storia in due serate. Nasseria è stato un film che mi ha emozionato tantissimo, perché per fare Nasseria ho dovuto incontrare tutte le vedove di Nasseria. E sono venuto un giorno tutte quante nel mio ufficio e mi raccontavano ognuno la loro storia. Alla fine è stato un pianto comune liberatorio che mi ha emozionato in maniera enorme. E alla fine poi ho fatto questo film, e ogni volta che ci penso, penso a loro, a queste vedove. Ecco, queste sono le storie che mi emozionano, quello che accade al paese. Sono quelle storie che mi... le ingiustizie, il coraggio degli uomini. Sono tutte storie che, e poi soprattutto raccontare degli esempi, perché i ragazzi oggi non hanno più esempi. E quindi quando racconti delle storie così forti, sono degli esempi per i giovani. Io dico sempre che un verso del poeta può fermare la mano di un assassino. E quindi noi siamo degli operatori culturali, e quindi questo, noi, almeno io, insomma, questa è la mia formazione e questo è quello che faccio. Quando Papa Francesco è diventato Papa, è stata una fortissima emozione a Roma. Io avevo già fatto un film su Papa Francesco, su Carlo Wojtyla. Il mio incontro con Carlo Wojtyla è un incontro straordinario, perché l'ho incontrato una mattina, era già molto vecchio, era molto vecchio, era un paio d'anni prima che morisse. E allora Svidertowski, un giornalista molto legato al Vaticano e al Papa, quando lo incontrai, io dissi, lui è l'uomo che farà un film sulla tua vita. E lui che mi afferrò la mano, me la strinse così forte, poi mi guardò e basta. Come per dirmi, oh, non lo sbagliare questo film. E quando io finì il film, gli dovevo dare a Natale il DVD. E allora ogni rete che vedeva il film, nessuno voleva partecipare e firmare. Mi chiamano il 23 dicembre dicendo, ma Santità non ha il DVD, ha il VHS. Allora tutti a partecipare a dare il VHS, e dopo Natale, i primi gennaio, tutti volevano firmare il film. E lì capii che al Papa... il nostro racconto era piaciuto. Ma nel momento in cui decidi una storia, ad esempio Borsellino, prendo quella, quali sono i primi passaggi importanti da fare? Cioè scegli il primo regista, scegli gli attori, scegli da dove si parte per passare dall'idea alla realizzazione pratica? Intanto la prima cosa, si parte dalla scrittura. Quindi come raccontare questa storia? Da dove partire? È la cosa più importante. E quindi poi si mettono insieme gli scrittori, in quel caso Mimmo Raffaele, De Cataldo, lo stesso Bolzoni e lo stesso Valsecchi. Abbiamo lavorato sulla storia. Io lavoro su tutte le storie che faccio. Ah. Da sempre. E quindi da lì iniziamo a fare un'ossatura della storia. E poi piano piano cominciamo a scrivere questa storia. E quando la storia è tonda,
a quel punto tu inizi a proporla. E quanto ci si mette, scusa Pietro, più o meno a scrivere? Ci metterei un anno, più o meno un anno di scrittura, ci vuole tutto per una grande storia. Dopodiché ci vuole un altro anno per la realizzazione, quindi ci vogliono fine 2 anni per fare, allora ci mettevo 2 anni per fare una storia. E l'idea era trovare un buon protagonista. Allora offrì questa storia a Fabrizio Bentivoglio, che come aveva fatto un eroe borghese. E lui mi disse: guarda Pietro, ti ringrazio, io non voglio fare la televisione, capito? Stiamo facendo Borsellino, sì, lo so, guarda, io purtroppo non ce la faccio in questo momento. Allora andai da Tirabassi e dice: no, assolutamente, io Borsellino non lo voglio fare, che c'entro io con Borsellino, non sono capace. E alla fine, e dai, e dai, e dai, e poi alla fine mi sono anche arrabbiato con Tirabassi, e alla fine ho detto: facciamo un provino. E da lì partii poi. E abbiamo fatto una grandissima interpretazione. Quindi è molto complicato, anche le musiche, come la scelta delle musiche, la scelta proprio dei suoni, il racconto, il tema del film. E poi c'è la seconda regia, che è il montaggio, l'altra parte importante. Il montaggio è fondamentale, perché lì puoi ricondurre, rifare o riproporre anche un altro film. Mi aveva colpito il montaggio, in effetti è incredibile, perché avevo intervistato Oliver Stone qualche anno fa e mi aveva colpito il fatto che lui poi passasse, cioè, una vita in montaggio, in sostanza, cioè io sto sempre lì a montare, sto sempre lì nel buio della mia cameretta a montare, 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 no? Perché poi in base a quello in effetti esce un film. E invece magari per noi, no, che guardiamo i film, pensiamo: ok, il film avviene, no, quando gli attori recitano, poi insomma montaggio è un po' secondario. Invece uno lo sottovaluta tantissimo, probabilmente, questo. Hai citato Oliver Stone. E il più grande, Oliver Stone ha vinto un Oscar per il montaggio di JFK, e il montaggio l'ha fatto un italiano, Pietro Scalia, grandissimo montatore, e ha fatto tutti i montaggi di Ridley Scott, ha vinto altri premi, altri Oscar per altri montaggi, il mio grandissimo amico, con il quale dovevamo fare un film. Ma Oliver Stone mi scrisse una lettera bellissima, perché offrì a lui il banchiere di poveri di Moam Yunus. Moam Yunus è questo straordinario economista nato in Bangladesh, che ha scritto questo libro sul microcredito. Io comprai i diritti, andai da lui, lo incontrai più volte, e poi offrì a Oliver Stone questa storia. E lui mi dice: guarda che io sono figlio di banchieri, ma non posso fare questo film, ma tu dovrai assolutamente farlo. Poi questo film lo iniziammo insieme a Gianni Amelio. E poi non so per quale ragione i film a volte non riescono a planare, a partire. E questa è una delle cose che mi è molto spiaciuta non fare, il banchiere dei poveri. Ho messo tantissima energia, poi alla fine non sono riuscito a farlo. Però magari è una cosa per il futuro. Peraltro lui sta continuando a fare delle robe super interessanti, visto il progetto sugli yogurt fatto con una multinazionale. È un personaggio assolutamente top. Bellissimo. Qui in chat il fatto che lui, quando andò in America, Yunus, e quindi era il Clinton, tutto il mondo a disposizione per fare piccole imprese, e gli facevano vedere invece degli artigiani importanti, dei piccoli imprenditori, e lui diceva: no, io voglio vedere i poveri. Ma come i poveri? I poveri. Allora un giorno lo portano ad Harlem, in tutti i posti, in questo caseggiato, in questo building enorme, e sotto nell'androne hanno raccolto tutti questi poveri, che sono tutti questi, diciamo, meno agiati, ok, di noi, lì, seduti. E allora diceva: beh, io sono qui per darvi dei soldi, per darvi dei dollari, chi ha un'idea? E tu diciamo: no, ma non fa bagno, mi stai prendendo in giro. A un certo punto la signora si alza e dice: ma io vorrei comprare un phon per fare i capelli qui ai vicini di casa, quindi costa $25, ecco, io con un phon potrei magari guadagnare $25, ok, a te. Allora io pure ho bisogno di, io so cucire a macchina, una Singer, se tu mi dai da $50 compro una Singer. E
E così è questo il microcredito. E quindi, e lui alla fine era felice di aver trovato delle persone alle quali aveva dato la possibilità di esistere. E questa era molto, e mi piaceva molto l'idea di fare un film su questo tratto, su questo personaggio, su questa idea del futuro, su questa idea che, insomma, che comunque la ricchezza va distribuita, ok? E comunque bisogna aggregare sempre di più le persone, e comunque almeno una volta nella vita, ok, un credito le banche dovrebbero darlo a tutti quelli che ci provano. Sì. Dovrebbe essere una vita in un mondo normale. Pietro, un altro argomento che mi interessava, peraltro la chat è esplosa di, vabbè, ti salto tutti i complimenti, se no sto qua 4 ore a leggerteli, però insomma ti ringrazio, grande Pietro Lasseghi, tuo ospite, me lo ringrazi, guarda, ti do solo questo al volo, me lo ringrazi, Veloci Mauri, Sauro Ottavio da YouTube, per il capo dei capi, complimenti per il primo vittorio del Sica. Il capo dei capi, è vera la storia che Reina... O è leggenda che Reina ti sul set vi fece avere un messaggio, non so, mi ricordo una roba del genere. No, il problema vero di Dottor Reina è che Attilio Bozzoni mi disse più volte, con insieme ad Avanzo, grandissimo giornalista che ci ha lasciato purtroppo anni fa, più volte mi ha detto: ma perché non fai il capo dei capi? Beh, perché io dico, perché non è una scrittura così semplice di raccontare Dottor Reina. È un impegno enorme. Insomma, alla fine, dopo 2 anni che parlavamo di questo, ok, faccio il capo dei capi. E inizio a scrivere questa storia insieme a grandissimi scrittori, perché c'erano, a parte loro due, poi i giovani, Bises, e poi c'erano, insomma, tantissime. Starnone scriveva dei dialoghi meravigliosi. E siamo partiti con questa grandissima avventura. Volevano una star come Totò Riina. E alla fine io scelsi invece un attore molto bravo, che non aveva nome, che è Claudio Joè. Claudio Joè era un ragazzo che avevo visto nel film di Marco Tullio Giordana, nel Peppino Impastato. Era una storia meravigliosa, i 100 passi di Peppino Impastato. Lui faceva una piccola parte, ma era bravissimo. Gli fece un provino e aveva la cazzimma, come si dice, aveva la cazzimma del capo di capo. Ho detto: questo è il capo di capo. E lo imposi, e avevo ragione, era lui il capo di capo. Quando finì il film, insomma, ero entusiasta, un montaggio lunghissimo, poi dovevamo stare attenti ai nomi, perché tutto con nomi e cognomi di tutti i protagonisti della storia italiana. E l'altro governo, c'è il governo di Roma e poi c'è il governo della mafia siciliana. Allora, adesso tutto è cambiato, i pesi sono più calabresi, cioè, tutto il mondo si è rovesciato. Ma allora era Totò Riina. Quando Totò Riina vide il film, disse che non gli era piaciuta come noi avevamo messo in scena la moglie. Niente. Ah. Allora io dissi: ma com'è possibile che Totò Riina, dal carcere, dal 41 bis, può mandare questi messaggi trasversali? Com'è possibile questa storia? E lì mi inalberai. E quindi iniziai a... naturalmente tutti gli scrittori erano un po' preoccupati. Spaventati, immagino, anche, insomma. Spaventati da questa cosa. E poi alla fine non se ne fece nulla, ma io penso che poi alla fine Totò Riina apprezzò quel piccolo capo di capi, grandissimo attore che era Claudio Joè, perché aveva restituito esattamente la cattiveria, la forza e poi le stragi che lui aveva fatto. E quindi è stato un film molto apprezzato anche all'estero. Mi hanno chiamato gli americani che volevano rifarlo. Beh, poi da lì nascono tutti i Gomorra. Gomorra e tutti, immagino, certo. Da lì nasce esattamente tutto quel filone, perché poi sono gli stessi ragazzi che con me sono cresciuti per 15 anni che poi hanno scritto i vari Gomorra, i vari Suburra e tutte queste storie che sono bellissime e che poi l'unico, il ceppo vero è quello. Dario Coloro, guarda, ti giro alcune domande al volo. Come funziona la scrittura, ti chiede Dario da LinkedIn, come funziona la scrittura a più mani di una storia? Anch'io volevo chiedertelo, nel momento in cui hai
sei tu e altri, come vi organizzate, vi gestite, vi delegate? Beh, la scrittura è, diciamo, è la parte più importante di tutta la storia. Diceva Orson Welles che quando un film è scritto bene e ha un buon cast, il regista deve dire azione. Quando un film è scritto male, il cast non è tanto buono, il regista può dire tutto il mondo può fare a brutto quel film, non funziona. E allora, quando ci sono più mani vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Allora, ovviamente c'è un editor, c'è un capostoria e poi ci sono i sceneggiatori sotto. Quindi prima si costruisce una Bibbia, prima si parte da un soggetto. Generalmente il soggetto è sempre mio, perché adesso in questo momento sto sviluppando 20 storie su 20 tavoli diversi. Perché mi diverte, il mattino mi alzo alle 5, 5 e un quarto, quindi ho tanto tempo, o soffro molto di insonnia, per cui io alle 10 di mattina potrei già andare a dormire, ho già fatto tantissimo. Oggi è un giorno particolare che sono qui con te. Detto questo, quindi lavoro su tante storie, quindi ci vuole un soggetto, poi c'è una Bibbia su questo soggetto, magari scritta anche a più mani, e poi dopodiché si danno le storie a vari sceneggiatori. Ogni puntata, magari a un gruppo di 6 sceneggiatori, magari uno scrive la prima serata, un gruppo scrive la seconda e un gruppo la terza serata. Poi l'editor rilegge tutto e risistema tutte le cose, poi le rimandiamo al mittente, sempre a loro, loro ce le restituiscono, noi rileggiamo, rimandiamo e così finché troviamo la quadra della storia. Faticosissimo, faticosissimo, ma è d'altronde nel momento in cui faticosissimo ma fondamentale. Beh, io quando ero più giovane, quando ero sempre più attento, adesso sono anche più di larghe vedute, perché guardando quello che accade in Netflix, in sulle piattaforme, a volte dico ma ci sono delle storie che hanno la miccia talmente breve che però l'allungano così tanto, dico forse anch'io posso fare la stessa cosa. Invece un tempo, quando giravo i film, li finivo, poi non mi piacevano, e andavo a riscrivere e andavo a rigirare dei pezzi, cosa che non faceva nessuno. Mentre io prendevo, questo va rigirato, questo pezzo non mi piace, questo personaggio è sbagliato, questa cosa, facevo un elenco delle storie. Una volta è successo che quando ho visto il film ho riscritto tutto e dovevo rifarlo completamente, perché mi hanno fermato perché ero un danno di 2,5 milioni, quindi adesso, ma infatti il film non è. Come concili, scusa, no, parentesi Netflix, sono innamorato, adesso mi dirai che sarà una cagata di serie, però mi sono innamorato di questa serie che non so in italiano, gli scacchi, Queen's Gambit, la regina degli scacchi. Quella è straordinaria. Oh, mamma mia. Un giovane scacchista, sempre. Ah. Sai, quando facevo teatro ho vinto il premio, il miglior scacchista della tournée. Ma non ci credo, veramente. In 40, quindi alla fine ho vinto l'ultima partita, ero entusiasta e non so, sono arrivato nell'affare d'Anton, mi ricordo sempre. Sì, ancora gli scacchi l'ho visto in un fiato, ho trovato un film meraviglioso, questa ragazzina sensibilissima e il finale meraviglioso, meraviglioso perché l'ha attesa e preferisce stare lì con quel film. Bellissimo. Lei, soprattutto questa attrice, che peraltro ho visto nell'originale ed è molto diversa, bionda, così, ma nel film ha un viso che dici, ho solo voglia di guardarla, ma nel senso è strano, è proprio l'espressione, non so, è ipnotica, e in generale i costumi, adesso insomma... Il clima, il tono del racconto. No, ecco, diciamo che quella è una serie che mi sarebbe veramente tanto piaciuto farle, è bellissimo. Quindi forte, e poi l'impatto, diciamo, anche sull'uso degli scacchi. Ho visto le app di scacchi, hanno avuto un grande rialzo. Cioè, è una di quelle cose che ha un impatto. Ecco, assolutamente. Io gioco spesso a scacchi con mio figlio, che mi batte naturalmente ormai perché è cresciuto da bambino. Io ero contento, adesso ormai c'ha 24 anni, insomma, gioca molto, quindi. Sì, sì, il gioco dei scacchi è un gioco che noi facciamo spesso in famiglia, mi diverto. Però Pietro... Ieri ho finito il mio primo film, cioè l'ultimo film della stagione, ho finito questo film su Yara, sai, questa ragazzina che 10 anni fa è stata uccisa a Bergamo,
e abbiamo fatto questa storia su di lei, diretta da Marco Tullio Giordana, ed è la storia di questa PM che indaga fino a scoprire il colpevole, appunto così. Quindi ieri era l'ultimo giorno di riprese, per cui ho dato appuntamento oggi. Quando poi esce? Uscirà su Netflix, penso, la primavera prossima. Un thriller molto forte, tragicamente forte, una storia straziante, veramente straziante, e raccontiamo esattamente come siamo riusciti, come loro sono riusciti alla fine a individuare il vero colpevole. Ed è una storia incredibilmente e spaventosamente... Insomma, diciamo che perché racconto queste storie? Perché io penso che raccontare la cronaca è doveroso, perché racconti il paese, racconti la deficienza del paese, racconti quanto manca la cultura in questo paese e quanto è importante investire nella cultura. Questo è un paese che investe pochissimo nella cultura. Se investissimo tantissimi soldi nella cultura, probabilmente avremmo meno delitti familiari, meno femminicidi. Insomma, il tema vero, quindi raccontare la cronaca, che è lo specchio di questo paese. Quando ho raccontato Bruno Bianca, quando ho raccontato Soffientini, quando ho raccontato Masseria, quando ho raccontato, ma tantissime storie, ho raccontato il Capo dei Capi, Borsellino, e poi ancora il caso Bilancia. Io ho fatto più o meno più di 1400 serate, insomma, ho fatto tanti di quei film, tante di quelle storie, che insomma, adesso sono anche un po' stanco. Insomma. Ma è il Covid? Farai qualcosa sul Covid? Perché questo è un periodo storico stranissimo. Ho scritto una storia sul Covid, durante il Covid, come tutti del resto. Beh, mia figlia ha fatto mia figlia fa la produttrice, la Capi Intrattenimenti, e ha fatto adesso ha presentato al Festival di Roma, aveva presentato una docu-fiction che è realizzato da lei attraverso tutte le esperienze che avevano mandato 500 persone, come vivevano il Covid, e ha messo insieme un quadro di come noi italiani abbiamo vissuto il Covid. E l'ho trovato un'esperienza e un'idea molto interessante, infatti ho avuto un bellissimo applauso qui al Festival di Roma. Ho scritto una storia insieme a un paio di giornalisti, perché erano sul pezzo, e vediamo di cosa ne faremo. Ma io di storia ne scrivo tantissime, quindi alla fine toccheremo. Con le riprese in questo periodo di Covid, che cosa cambia? Voi avete continuato a girare da qua ai prossimi 12 mesi, cosa ti aspetti? Peraltro stavo parlando prima con un imprenditore che ha una catena di negozi molto famoso in Italia, che diceva che ad esempio a Malpensa, loro hanno un negozio dentro Malpensa, c'è una previsione degli aeroporti che ritorneranno al periodo pre-Covid come afflusso nel 2024. No? Quindi per dire, questo è l'orizzonte temporale che avevo. E quindi mi domandavo nel cinema che previsioni hai. Beh, allora diciamo che il cinema in questo momento qui vive e soffre tantissimo, infatti i cinema sono chiusi. Io ho avuto 5 casi di Covid su questo set. Siamo riusciti comunque a finire il film. Abbiamo lavorato in situazioni drammatiche, molto disagevoli e molto tese, perché comunque stai sempre con la mascherina, devi sempre comunicare con la mascherina, poi se togli la mascherina non si nervosisce. Insomma, non è che lavori con serenità, lavori con grande tensione. E quindi credo che i set in questo momento lì si stanno un pochino tutti fermando. Però da un punto di vista qualitativo, questo Covid ha segnato il cinema che c'era prima del Covid e un cinema che sarà dopo il Covid. Io penso che tutte quelle commediole, quelle farse, quelli filmetti un po' così, un po' leggerini, non si faranno più. La gente ha bisogno di storie. E l'idea di essere sulle piattaforme, tu non sei più la produzione che fa quel tipo di storie, perché poi io posso scegliere tutte le storie che stanno in rete. Qui tu devi quindi alzare l'asticella e metterti allo stesso piano degli altri paesi che ti raccontano storie fatte meglio, con più tensione, con più emozione, probabilmente con più mezzi, probabilmente con più capacità creativa, con idee più innovative. Quindi quel tipo di storia lì non esisterà più.
Questo è stato l'unico buon segno che c'è stato, quindi tra prima di Covid e dopo il Covid. Credo che comunque noi dobbiamo in Italia rispettare le regole che dà il governo, perché comunque la mascherina, se dicono che serve, noi dobbiamo usare la mascherina. Non possiamo dire non usiamo la mascherina. Io lo uso in macchina, sono un grandissimo anarchico, non vorrei usare mai nulla, però ho capito che è importante usare la mascherina, avere rispetto degli altri, avere rispetto di se stessi, insomma cercare quindi di convivere. Credo che a marzo, forse con questo vaccino che arriva, con queste restrizioni che abbiamo, probabilmente potremmo uscire da questo stallo. Ma è un problema serissimo, soprattutto per nuove generazioni. Se questi ragazzi che comunque perdono un anno scolastico, hanno un anno e mezzo scolastico, è un anno e mezzo di vita, quindi insomma è una generazione che va sicuramente aiutata. Quindi dovremmo invece avere dei saggi che devono capire che cosa fare e come potenziare le nostre nuove leve, perché questo nessuno ci sta pensando. Bisogna pensare a questi ragazzi, ai 14 anni, ai 15 anni, ma anche ai 20 anni, anche ai 25 anni. No. C'è tanto da fare nel cinema, i cantautori che non possono più esprimersi nelle piazze. Io ho un figlio cantautore, quindi dovrebbe, non riesce, quindi cioè, ognuno ha bisogno, quindi noi dobbiamo cercare di trovare delle alternative, ma soprattutto rispettare le regole. Dimmi invece, Pietro, com'è cambiata la produzione con tutte queste piattaforme, Netflix, Amazon Prime, Apple, YouTube, eccetera, eccetera, rispetto a, magari, non dico 20 anni fa, ma anche solo 10 anni fa, di fatto Netflix aveva un peso totalmente diverso. Cambiato tantissimo. Intanto noi siamo stati allenati allo share, quindi lo share del giorno dopo. Io ho vissuto 25 anni della mia vita aspettando il giorno dopo lo share, se facevo il 30, se facevo il 25, se facevo il 18, se era un flop. E quindi questo è stato per me molto, molto stressante, mi ha stressato tutta la vita e ogni volta l'asticella era sempre più alta. Adesso arrivano le piattaforme, la piattaforma è tutto molto più connesso, quindi non sei più solo su una rete, c'è connessione ovunque. Il problema è come partecipare a questa connessione, come essere presenti, ma soprattutto come farti scegliere su queste piattaforme. Dal punto di vista economico è uguale, perché prima un prodotto te lo pagava direttamente Canale 5 o Rai 1, oggi invece lo dividono, a meno che non sia un film, un unicum, e quindi che è una cosa specifica di Netflix, ma puoi anche condividere, quindi prendi una parte di soldi da Canale 5, un 30% lo prendi da Netflix, un 30% lo prendi dallo Stato, e quindi insomma i soldi sono sempre gli stessi. Ma il produttore ha la sua producer fee, però non è più il grande imprenditore di un tempo. Io sono cresciuto come il grande imprenditore di un tempo. Il primo film abbiamo pagato noi con le cambiali, con la spacca, capito? Mettendo a rischio la campagna di mia moglie, ad esempio. Quindi alla fine però ce l'abbiamo fatta. Oggi invece è tutto assistito. E però non c'è guadagno. Ce n'è poco. Ah. Non è più l'imprenditore. Sì, hai la tua producer fee. E quindi magari se fai un film in un anno, paghi le spese generali, paghi la producer fee, paghi i dipendenti, paghi le opzioni, paghi magari le sceneggiature che hai commissionato, non fai. Insomma, è molto complicato di esistere. Dobbiamo capire bene come riformare il mondo dell'imprenditoria cinematografica e televisiva e che tipo di sbocchi avranno in futuro i giovani produttori. Mm. In teoria però, avendo più soggetti che vogliono tutti avere una fetta video, hai più, diciamo, un mercato più ampio e anche potenzialmente un'internazionalizzazione più facile di una serie che magari Netflix, boom, in tutto il mondo te lo può spostare. Ho visto alcune serie inglesi che chiaramente hanno il vantaggio di essere già in inglese nativamente. Avevo visto Bodyguard, avevo visto altre serie che hanno preso e hanno esportato, fatte dalla BBC, le hanno poi portate, no, su Netflix in tutto il mondo. Assolutamente sì. Questa è una grandissima vetrina per chi fa il nostro lavoro. Mia moglie ha fatto, ad esempio, una serie sulla moda. Questa serie sulla moda che si chiama Made in Italy è andata in onda su Amazon,
però è stata distribuita in tutto il mondo, in Cina, in Australia, in Nuova Zelanda, e ha adesso naturalmente ha avuto consensi, applausi e critiche in tutto il mondo. Questo è molto importante, perché non è più la visione solo territoriale. Quindi dal particolare all'universale. Io dico sempre, non dobbiamo raccontare delle storie americane con 100.000 effetti speciali, perché loro sono molto più bravi di noi, sono molto più ricchi di noi. Noi dobbiamo raccontare la nostra storia, la nostra quotidianità. Quindi per questo noi poi veniamo guardati in America o in Australia, perché guardano esattamente che cosa succede in questo paese, come sono gli italiani, come si comportano davanti a una storia d'amore, davanti a un delitto, davanti a una commedia, davanti a un paese, davanti alla cultura. Questo loro interessa. Quindi tu più sei particolare, più sei universale. Mi piace questo, la forza della tua storia personale che c'è anche nel posizionamento del brand delle aziende. Ma l'altro aspetto che mi colpisce, Pietro, è che io sono un amante, no, di cinema, guardo una marea di roba di qualunque tipo, insomma, e in genere, insomma, di cinema popolare, mettiamola così. La cosa che mi colpisce è che a volte apro, per dire, Netflix c'è una quantità di film, è ovvio che ci sono anche delle chicche straordinarie o dei film strepitosi o delle serie strepitose, ma la media, quando guardo il film, dico, boh, cioè, che cagata questa, non so, no? E li guardo con l'avanti veloce, è presente l'opzione che faccio avanti 10 secondi, no? Dico, ma arriverà una scena che ha un significato. E mi chiedo sempre, Pietro, ma cioè, non sarò l'unico a pensarla così, no? C'è uno che quando ha fatto il film lo guarda e dice, ragazzi, questo è inguardabile, magari c'ha l'effetto speciale e due trovate, ma poi non sta in piedi la storia, proprio non c'è storia. Allora mi domando sempre come facciano ad arrivare questi film sul mercato, che poi insomma la quantità è enorme, ecco, non è che sono pochi. Me lo domando anch'io. Ieri sera io vivo in campagna in questo momento, preferisco preservarmi, ho una certa età e non vorrei in questo momento, insomma, non ho ancora preso questo Covid, quindi spero di non prenderlo, quindi voglio preservarmi dal mondo. E quindi al di là delle letture, al di là delle telefonate con gli autori e con i registi, guardo anch'io. Ieri sera mi è capitato di vedere, di accendere Netflix e di non riuscire a trovare il film da vedere e la serie da vedere. Ma d'altra parte queste sono delle autostrade. Okay. Netflix, Amazon, Prime, Apple, sono delle autostrade gigante, enormi, e naturalmente loro cercano veicoli che vanno sopra, e quindi comprano tutto quello che arriva, lo mettono sopra, e quindi danno questa grande bandiera e tu devi scegliere. Il tema vero è che ci dovrebbe essere piano piano una selezione di cose. Okay? Allora, questi sono i 10 film che noi consigliamo. Il critico di Netflix, il saggio di Netflix. Quindi cercare di dire, allora, se sei appassionato al grande cinema, questo, se sei appassionato alle storie più importanti, sono queste. Se sei uno che ama il fantasy, è questo. Se sono, come dicevo, condividere a gruppi e cercare naturalmente poi di entrare nella storia che più ti appartiene e più vuoi vedere. Perché altrimenti perdi veramente tantissimo tempo. Ieri sera non siamo riusciti a trovare la storia, e ce ne siamo andati a letto leggendo io una nuova sceneggiatura di Buscetta, perché ho scritto per 10 anni un film su Tommaso Buscetta. Sono 10 anni che sto scrivendo un film su Tommaso Buscetta. Ma scusa Pietro, scusa se ti interrompo, ma Buscetta non ha fatto il film Picchio Favino? Ecco, Traditore. Il grande traditore. Il grande traditore, sì. Allora. No, nel senso... Okay, allora, con Picchio dovevamo fare insieme Buscetta, e da anni parliamo di fare insieme Buscetta. Però io, è un film così complicato, perché fare un film di un'ora e mezza, dove ci sta, ma fare una serie di 5 serate è molto complicato. Ah, perché lui dice, Buscetta dice che io non ho mai ammazzato nessuno nella mia vita. Quindi fare un film su un personaggio che dice io non ho mai ammazzato nessuno per 5 serate è molto complicato. Naturalmente ha avuto tantissime tragedie familiari, ha avuto implicazioni, però è stato un grandissimo personaggio all'interno della mafia. Okay? E poi è stato uno che non ha mai voluto trattare con i Corleonesi, e quindi era legato ai padri americani, poi si è spostato in America, si è venuto a New York, poi in Brasile. Ci sono delle storie straordinarie. Mi ricordo Manganelli, che era il questore di Roma,
E quindi ancora prima che lui morisse mi disse: ah, ma sai che lei sta scrivendo un film su Tommaso Buscetta, una serie. Ma io ci ho lavorato tanto, abbiamo lavorato insieme a Falcone, l'abbiamo avuto a Palermo per molti anni. E sai, un giorno mi ha chiamato Tommaso Buscetta, mi ha chiamato Masino dall'America a Natale, e stavo a Palermo e ho detto: ah, Antonio, sì, sono Don Masino. Don Masino, come stai? Beh, tutto bene. Stava molto malato per il cancro, stava proprio in fin di vita. E tanto tutto, senti Antonio, mi fai una cortesia, che cosa? Mi apri la finestra. Dico, sì, perché apri la finestra? Beh, voglio sentire il rumore del mare, voglio sentire il rumore del mare. E io, questo è un rumore, era un romantico quello. Insomma, ho scritto questa storia. Abbiamo scritto questa storia con 20 sceneggiatori, ecco quando dici quanta gente scrive, con tantissima gente. Perché non ero mai convinto che la storia era perfetta. Ce l'ho fatto tantissimi. E un giorno mi chiama, picchio, mi sa, ti piace tutta una cosa. Insomma, ho fatto il primo con Bellocchio, mi ha chiamato lui e lui fa Buscetta. Non so cosa dire. Io ho detto, traditore! È il titolo. E no, sono contento, ha fatto un bellissimo ruolo, è stato bravissimo e ha fatto veramente un grandissimo lavoro. E anche Marco Bellocchio, non è uno dei migliori film di Marco Bellocchio, perché conosco bene Bellocchio, con lui ho fatto La condanna, questo è stato un film su commissione. Ci sono delle cose che io non condivido, ma comunque la mia storia è molto più ampia, molto più completa, molto più a grande respiro, perché poi sono circa 9 ore di cinema vero, e quindi un film molto molto importante. Detto questo, un altro aneddoto straordinario di Buscetta, perché stanotte stavo ancora rileggendo tutta una serie di cose, perché è una serie che è la mia ossessione ormai, fare Buscetta. E quando lui incontra Cristina, la sua ultima moglie, e a Rio de Janeiro, dove io sono stato più volte, andavo a cena nel ristorante di Buscetta, che avevo in società con un altro, e incontro questa ragazza lì a Ipanema, e con una palla, insomma, mi restituisce la palla, stavo un'amica, cosa fai? Io sono studentessa, ah, sei studentessa, bene, insomma, incomincia a incontrare questa ragazza. Questa ragazza è figlia di un grandissimo avvocato, uno dei più importanti studi legali. E lei un giorno dice: sai, ti voglio portare da mio padre. Ma no, ma sì, ti voglio far conoscere mio padre. E allora porta, e avevano credo 40 passa, 50 anni di differenza, uno dall'altro, 40 passa anni, sono tanti anni di differenza, avevano i due. E vanno in questa grande fazienda, questa grande famiglia. Insomma, mandano insieme, e poi lui dice: senta, Don Masino, posso parlare un attimo? Ci formiamo un sigaro? Certo. Allora a un certo punto chiudono la porta e gli dice il padre: dice, senta, io so chi è lei. Lei è uno dei più grandi mafiosi internazionali, italiano, ricercato in tutto il mondo. Mi fa una cortesia, può lasciare perdere mia figlia? Guarda, ha perfettamente ragione, scusi, ha ragione. Prende, se ne va, ci fa 3 figli. È stata la più grande misura della mia vita. Questa è la Buscetta, personaggio straordinario. Comunque di scrittura. Però credo che sia uno dei prossimi, delle mie prossime produzioni. Ci stai, ce l'hai, insomma. Alla fine lo faremo. Alla fine ci arriverai. Senti Pietro, giustamente in chat mi dicono: ma di che cozzolone non parlate? Però hai ragione, sono 50 minuti che parliamo, ma è talmente un mondo, capito? Perché cozzolone è un pezzetto, insomma. E quindi ho detto: sì, però mi interessa tutto il resto. Ecco, dovremmo fare altre 5 puntate, tipo le serie televisive, Pietro, per stoganarle tutte. E che cozzolone, com'è partita quella collaborazione lì? Con Luca, dunque, allora, mio figlio, che è uno che ama ridere, Filippo, quando era bambino, aveva 12 anni, mi diceva: papà, guarda, ho visto uno in rete che mi fa veramente molto, molto ridere. Se fai un film con lui, sbanchi, dice lui. Però, cioè, poi andando a scuola al mattino, poi vediamo. Ogni volta dice: papà, ma l'hai vista questa cosa? No, Filippo. Ho tante cose, sto facendo 4 film, però ti giuro, ti prometto che lo guardo. Una volta eravamo in montagna a Natale e mi dice: ecco papà, ecco, questa sera ci abbiamo, c'è Checco Zalone che è stata a Vignardi, lo guardiamo insieme. L'ho guardato con lui, mi ha fatto ridere, l'ho cercato in rete, mi ha fatto veramente molto ridere,
che alle 7 del mattino l'ho chiamato, era a Bari. Ho detto, pronto, chi è Luca? Sì, che è così, sono Valsecchi. Uè, Valsecchi, come stai? Va bene. Senti Luca, ti vorrei vedere per farti fare un film. Veramente? Sì, ti voglio far fare un film. Ma veramente? Sì. Vieni a trovarmi in montagna. Quindi, dopo arrivato in montagna, con i pantaloni corti, era convinto che eravamo a meno 20 gradi, dico, ma dove vai così vestito? Vai, dai. Ed è arrivato col suo regista, Gennaro Nunziante, insomma, in una notte a casa è nato il primo film. E quindi questo grazie a Filippo, mio figlio, che me l'ha segnalato, e quindi da lì nasce il mio rapporto con Luca Medici e abbiamo fatto insieme 5 film. Luca è un uomo, intanto, che ti fa sempre molto ridere. L'altro giorno l'ho chiamato, dovevamo vedere, ci ho detto, Luca, so che ami molto, perché so lui poi con me, ma giochiamo, beviamo dei buoni vini, amiamo cucinare, condividiamo la cucina. Lui è naturalmente con la bandiera pugliese, io dico sempre che la Puglia sì, è ottima, la cucina è un po' troppo pesante, lui si arrabbia, ma no, è un gioco che facciamo. Allora, guarda, la cucina è sicuramente straordinaria, cime di rapa, la mozzarella, l'olio pugliese, buonissimo, ma sul vino proprio non ci siamo. Il vino è toscano, è piemontese, e poi si va nel Borgogna, poi si va nel Bordeaux, insomma, questa è vita, e questo è il mondo dei vini. E devo dire che lui ha apprezzato molto, adesso ama molto il vino. L'altro giorno lo chiamo e dico, Luca, ma ci vediamo a cena? Sì, ma cosa beviamo stasera? Del toscano, del piemontese, del Borgogna o del Bordeaux? Beviamo del rumeno. Per dire che ha sempre la battuta pronta e fa sempre veramente molto ridere. A me mette sempre tantissima allegria. Quando fa un film, un po' meno. È l'uomo più ansioso del mondo e non è mai convinto della scena che fa. Una scena la fa 20 volte e non è mai convinto finché tu gli devi togliere la macchina di mano e adesso basta, andiamo avanti. Per cui è un uomo molto molto scrupoloso, molto intelligente, molto, si prepara in continuazione, è avido di letture, è, insomma, è un comico sopraffino ed è una persona veramente speciale e oggi anche un grande amico. Ma ti aspettavi un successo così? Oppure diciamo l'hai fatto sentendoti raccontare tutte le storie, anche a livello di profondità delle storie che hai sempre affrontato? Cioè questa sembra una parentesi dove dici no, non c'entra molto, no, con tutto il resto. Quindi l'hai affrontata così, come dire, guarda, lo faccio che faccio contento mio figlio, oppure comunque insomma una roba simpatica da fare, ma è una parentesi? Oppure hai visto un altro filone, una modalità per te anche di espressione che magari poteva essere interessante? Ma guarda, io dovevo fare del cinema, per cui stavo cercando qualcosa che non era così banale, che non era, cioè, non mi piacevano le commedie che si stavano facendo, non ero interessato a quel genere di commedie. Il cinema drammatico secondo me va fatto in televisione, il cinema d'autore è molto complicato. Insomma, sono dei viaggi difficili. Devo cercare qualcosa di forte e che ed innovativo. In Luca c'erano tutti questi elementi. E quindi, quando ho fatto il film, non è stato facile perché loro erano convinti che lui fosse un carattere, non un protagonista. Per cui il film, non mi volevano far fare il film. Allora un giorno ho chiamato Pier Silvio Berlusconi e ho detto, Pier Silvio, o mi fai fare il film o io lascio l'azienda, me ne vado. Ah, beh, allora fammi il film. E allora, e lì ho rischiato. Ma il primo film ha fatto 18 milioni e quindi ho capito che eravamo sulla strada giusta per fare altri film. E poi ho fatto i soliti idioti, 1 e 2, 12 milioni uno, quindi 12 milioni l'altro, cioè anche quello è un'altra linea. E quindi, e poi con Luca abbiamo fatto 5 storie, insomma. Poi 50 milioni al botteghino non l'avrei mai pensato neanch'io. Però l'entusiasmo intorno a Zalone è stato tanto e c'è ancora. Ora, Luca non è solo un uomo che vuol far ridere, è un uomo che vuol far ridere, però è un uomo anche che vuole mettersi dentro qualcosa, poi qualcosa del paese, qualcosa che accade, quindi non vuol fare la risata per la risata. Insomma, lui, cioè, se pensiamo che Zalone sia ancora il primo film, non lo sarà mai più. È diventato un uomo, come tutti, dal resto, no?
crescendo si matura e si va davanti alla macchina presa con un peso diverso. No. Guardate Benigni, no? Il percorso che ha fatto. Quindi dobbiamo guardare questi comici con attenzione, ma soprattutto con ammirazione. E poi ci sono tanti errori che ho fatto nella vita, insomma. Però sai, gli errori sono a volte più utili dei successi. È stato quale hai detto, la condanna è stata la tua perdita economica più grande. Gli errori a volte sono più utili dei successi. L'errore a volte di portare avanti una storia che magari non ti appaga fino in fondo, e capisci che quella strada tu non la devi più percorrere, quindi è un grandissimo insegnamento, no? E poi io tiro sempre a storie reali, storie realmente accadute, no? Perché una storia reale, in realtà c'è molto più in una storia di realtà che in una storia di finzione. Io le storie finte non le voglio, anche i libri, preferisco delle biografie rispetto a dei romanzi melensi, retorici. Amo le cose innovative, amo le storie che comunque ti tengono legato, come un romanzo tutto storico, vai avanti fino a vai capire come va a finire. Invece molte storie, molti film vanno avanti per situazioni e ti rompono le palle. Sì. Pietro, con Sordi hai mai fatto qualcosa? Così curiosità. Mi ha ispirato Zalone, non so perché, vedi come ragione mi dicevo, ho detto Zalone Sordi, non so perché, ho visto qualcosa di... Pazzesco. Allora, tu sai che una delle persone più importanti, ho avuto tantissimi incontri, tra queste persone importanti io ho incontrato, sono stato per fortunato perché ho incontrato e ho vissuto 10 anni, non dico al telefono, e qualche volta spesso al parco, perché lui aveva dei nipoti e i miei figli al parco con Furio Scarpelli, il padre della commedia italiana. Ha scritto La Grande Guerra, ha scritto i più grandi film della di Monicelli, di Ri, e ha scritto Furio Scarpelli. La grande copia, Scarpelli, Age Scarpelli, quindi tutti i film di scuola, insomma, un grandissimo è stato Furio Scarpelli. È stato un grandissimo per me insegnante. E mi diceva sempre, Pietro, per scrivere una storia devi leggere Chekhov, e poi ancora Chekhov, e poi ancora Chekhov, e poi leggi ancora Chekhov. Quindi i ragazzi che ci ascoltano, ecco, questa è la grande lezione che mi ha dato Furio Scarpelli. Quindi Furio ogni tanto lo chiamavo al mattino e mi raccontava sempre degli aneddoti straordinari di Flaiano, del cinema, di tutti i più grandi registi di allora e anche i grandi produttori. E un giorno lo chiamo e dicevo, senti, ma perché non facciamo un film su Pinocchio? Ah, bene, facciamo Pinocchio. Allora era anche un grandissimo vignettista e faceva delle vignette straordinarie. Insieme mi ha scritto L'Isola del Tesoro, insieme, nel senso che io come produttore e lui come autore. E quindi mi aveva fatto anche tutta una serie di quadri dell'Isola del Tesoro che poi non ho mai realizzato. Però volevo fare assolutamente Pinocchio. E chi era il grande Geppetto? Era Alberto Sordi. Ah. Quindi chiamiamo Alberto Sordi. Incontriamo Sordi più volte. Sordi è felice di questa avventura. Ci vediamo a cena a casa mia. Era una persona straordinaria, faceva molto ridere. Poi mi diceva, quanto si mangia bene da te? Mi diceva, proprio mi dice, no, io devo dire che tu fai una grande cucina. Però non ha mangiato il croccante, appena fatto. Ho pensato a un problema di dentiera io, perché non mangiando il tutto, avevo mangiato tutto con tanto. E c'era Furio. Poi mi chiamo Furio un giorno, perché era divertente, io avevo una tema allora, e avevo questi telefoni enormi in macchina, mi ricordo che erano come delle scarpe proprio enormi. E sono Alberto Sordi, oh Alberto come stai? Mi chiamavo al mattino, perché io pensavo che Geppetto, e mi raccontava la sua visione di Geppetto, no? Allora Furio scappeggia, Alberto devi stare attento, che quello vuol far diventare Geppetto protagonista, glielo devi dire, senti Furio, glielo dico io, ma diglielo tu, che sei della sua generazione e che sei grande sceneggiatore, non posso dire io a Sordi, non allargare Geppetto, non ce la faccio. Le mie corde, ecco, questo è stato il mio incontro con Sordi. Ho ancora tutte le specie di vignette fatte insieme, ma purtroppo poi si è ammalato ed è finita la storia. Peccato.
che cosa non aver fatto? Geppetto con soldi. Senti Pietro, abbiamo fatto un'oretta, ti sto rubando 3 minuti in più, ma è stato straordinario, veramente mi hai riempito e ci hai riempito di aneddoti, ma anche di suggestioni. Adesso la devo digerire bene questa oretta perché è stata molto densa. Buscetta a parte, da qua ai prossimi 12 mesi, dove ti vedi? C'è qualcosa che ti sta stimolando particolarmente, qualche idea tra le mille che stai mettendo giù che ti appassiona particolarmente? Farò una serie che si chiama Lady Corleone. Lady Corleone è una storia di una ragazza giovane, 20 anni, che viene ricapultata dentro la sua storia di mafia, e poi finché una serie che si svolge tra Milano, la Sicilia, New York e la Malesia. Una storia straordinaria, la protagonista è una ragazza di 20 anni e sarà, credo, una serie molto, anche per i giovani, anche molto innovativa. Poi credo che farò una serie che sto scrivendo che si chiama Il prete e lo sbirro con Memphis e Tirabassi, ed è una storia molto divertente, molto molto divertente, una commedia molto bella, e poi Buscetta e poi altre, tantissime altre storie che stiamo scrivendo, e poi vorrei anche smettere di lavorare. Vorrei dare più che altro suggerimenti agli altri. Guarda, che poi io quando faccio le storie non le faccio mai fare agli altri, sono sempre in prima persona. Quando ho fatto un film su Papa Francesco, ad esempio, poi chiudiamo col Papa. Okay. Mi ha molto emozionato vederlo quel giorno, ero in piazza quando si è affacciato. Mi ha emozionato questa sua visione. Allora io ho detto, ma io voglio fare un film su di lui, voglio capire dove viene, che cosa faceva. Ho preso un aereo, sono andato a Buenos Aires, ho chiamato un mio amico Daniele Lucchetti, regista del portaborse, regista di tantissimi film, è nato con Nanni Moretti, insomma, un regista importante, ha fatto tantissimi film, ha vinto Cannes, insomma, come mio fratello figlio unico. Ho detto, Daniele, vuoi fare un film sul Papa? Ma insomma, adesso, dai, vieni con me. L'ho preso, l'ho portato insieme a Buenos Aires e sono andato a incontrare tutti gli amici del Papa, tutti. E a un certo punto dobbiamo incontrare anche i cardinali, i vescovi, e allora c'era questo Monsignor Caputo che continuava a rimandarmi l'appuntamento, ma lui era molto vicino a Papa Francesco e non potevamo lasciare Buenos Aires senza averlo incontrato. A un certo punto lui ci dà udienza e lo vediamo che era tutto manomesso, con sto naso, con tutti questi cerotti, insomma era stoppicchiato, poveraccio, tornando a casa una sera. Gli volevano rubare una borsa, le avevano dato un pugno. E ho detto, sentite, faccio un'intervista, ma non mi dovete riprendere, perché non stavamo, in effetti non era proprio il momento per poterlo riprendere. Però potevamo fare due chiacchiere. E a un certo punto mi dice, ma voi, ma perché volete fare un film su Papa Francesco? Perché volete fare un film su Papa Francesco? Perché fare su Papa Francesco? Cosa dite? Cioè, era molto restio nel raccontarci storie. A un certo punto gli dicono, deve andare al telefono, e io e Daniele stiamo lì mezz'ora a chiacchierare, poi torna, era il Papa che mi ha chiamato in questo momento perché voleva sapere come stavo dopo l'aggressione, andiamo avanti a parlare, e siamo andati avanti a parlare. Poi quando siamo usciti io e Daniele siamo chiesti, ma secondo te avrà detto al Papa, ci sono qui due ragazzi che stanno, vogliono da me delle storie sul Papa? No? Allora, se il Papa avesse detto, non gli parlare, invece questo è andato avanti a parlare, e Papa, raccontagli un po' di cose. Quindi questa cosa qui per noi è stata molto utile, perché il Papa ha detto, c'ho lì due italiani. E l'altro anello bellissimo, che quando poi erano tutti molto agitati in Vaticano per il nostro film sul Papa, perché raccontavano storie incredibili, sai, no, narrano tante storie, di come racconta una storia, che cosa ha fatto, cosa non ha fatto, momenti delicati poi con la dittatura. E a un certo punto arriva un monsignore a vedere il film e dice, lo devo far vedere al Papa, e poi mi ha chiamato e ha detto, il Papa aprirà la Sala Nervi per tutti gli indigenti. Qualunque anteprima, 5-6 mila persone, tutta Roma, tutto il popolo romano, tutte
tutti anche i senza tetto, tutti quelli della Caritas, un fiume di persone in fila, quella è stata una grandissima emozione, dentro a vedere nella sala nervi il mio film, il nostro film sul palco. Alla fine c'è stato un applauso e un pianto incredibile. È stata una delle più belle emozioni della mia vita. Wow. Spero di non avervi annoiato, vi saluto e vi abbraccio tutti. Grazie di questa opportunità che mi hai dato, grazie dell'intervista e che dirti? Pietro, sei fantastico, fantastico, guarda, mi hai riempito di ispirazione. Un abbraccio, ci teniamo in contatto e davvero bisogna organizzare una seconda puntata con la seconda ondata di racconti, perché ne hai talmente tanti che è un piacere sentirti. Pietro, grazie ancora. Ciao ciao. Grazie a tutti. Ciao ciao.